Sander Production. Ciao amici, stavo pensando di trovare una sola parola che riunisca cartoni animati, moda, musica, videogame e sport. Cosa mi suggerite? Ma certo, Contactuns, la trasmissione più amata in tutto l'universo! Ragazzi, ci vediamo dopo questo stupendo cartone animato con tantissimi argomenti, vi aspetto! Piccoli e grandi amici di Contactuns, oltre ai cartoni animati, il nostro database ha tante cose da dirvi. Guardiamo un po'. Edward Christopher Sheeran è un cantautore britannico. Il suo stile musicale non ha mai subito particolari deviazioni artistiche, basato prevalentemente sulla musica pop con elementi folk, soul e contemporanei R&B, oltre a forti influenze derivanti dalla musica tradizionale irlandese. Ha ottenuto grande successo e popolarità in America del Nord, Oceania ed Europa, soprattutto nel Regno Unito, suo paese natale, dove ha infranto svariati record di vendite. Secondo la rivista statunitense Forbes, con un patrimonio personale stimato in 57 milioni di dollari, corrispondenti a 47,8 milioni di euro, nel 2015 Ed Sheeran è stata la 27esima celebrità più ricca del mondo. Nell'aprile 2017 è stato invece inserito dal settimanale Time fra le 100 personalità più influenti del pianeta. Secondo le statistiche di Spotify, Sheeran si è posizionato secondo tra gli artisti più ascoltati negli anni 2010. Sheeran ha fatto il suo debutto come attore nel 2014, in un ruolo cameo come se stesso nella soap opera neozelandese Shortland Street, girato mentre era nel paese per una performance. Nel maggio 2015 è apparso come se stesso e si è esibito in un episodio dal vivo nella sitcom Undateable. Più tardi quell'anno, mentre era in Australia, registrò scene per la soap opera Home and Away, come personaggio basato su se stesso. Ha partecipato a numerosi film ed ha all'attivo diversi album. La storia di Call of the Mountain si svolge a cavallo tra gli eventi di Zero Dawn e il prologo di Forbidden West, ovvero prima che l'impavida Aloy inizi il suo pericoloso viaggio verso le terre ignote dell'Ovest Proibito. Nell'opera per PSVR 2 vestiamo i panni di Rias, un guerriero rinnegato e dal tragico passato, che si è unito ai minacciosi Cargia delle Ombre. Mentre si trova sulle tracce del fratello Urid, disperso da tempo, il protagonista viene catturato dalle forze di Meridiana e coinvolto in una missione che, casualmente, lo condurrà proprio sulle orme del parente perduto. Pur lasciando al giocatore una discreta libertà di movimento all'interno dei suoi spazi digitali, questa incarnazione in versione VR di Horizon non ripropone la formula open world che contraddistingue la serie madre, optando per una struttura più lineare, che ci ha comunque stupito non poco dal punto di vista tecnico. In questo gioco la missione di Rias consiste per lo più nell'esplorare vaste porzioni di mappa, in un susseguirsi di percorsi in cui recuperare specifici oggetti o abbattere le macchine, ripetendo questo ciclo di attività per tutta la durata dell'esperienza. Contactuns Friends, ben ritrovati! Gli argomenti del nostro database sono veramente importanti. Quale sceglierà per voi oggi? Guardiamo! Di origine svizzera, il Raffroball è uno sport che permette alle persone con una disabilità di confrontarsi fisicamente con persone normodotate. Il Raffroball è nato in Vallese una ventina di anni fa dalla mente di quattro amici che desideravano praticare uno sport insieme, ma per uno di loro, costretto su una sedia a rotelle, realizzare questo sogno nell'ambito delle discipline usuali risultava difficile. Così, dall'unione di sport di squadra quali calcio, pallamano e pallacanestro, con l'aggiunta di qualche regola, hanno dato vita a un gioco che può essere praticato congiuntamente da persone con e senza handicap. Il Raffroball si gioca con una palla di spugna di 16 cm di diametro su un campo da pallacanestro. I passaggi avvengono come nella pallamano e l'obiettivo è di segnare il gol nella porta avversaria. Ogni squadra è composta da 5 membri di cui al massimo 2 senza disabilità, anch'essi seduti su una sedia a rotelle per partecipare attivamente al gioco. I giocatori normodotati fungono anche da motori, ossia all'occasione spingono la sedia a rotelle di un compagno di squadra con disabilità.
L'aiutante non ha solo questo compito, ma può altresì afferrare la palla per la persona disabile, ovviamente nel rispetto delle regole. Pinocchio è un cartone animato tedesco-giapponese prodotto da Nippon Animation e Apollo Films, composto da 51 episodi, tratto dal romanzo per bambini Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi. L'edizione tedesca della serie, esportata in Italia e nel resto del mondo, presenta numerose modifiche, oltre che nella colonna sonora, anche nella realizzazione e nel montaggio di alcuni episodi. Il vecchio falegname Geppetto vive in solitudine con la gatta Giulietta e il picchio Rocco. Un giorno, il vecchio decide di costruirsi una marionetta che chiamerà Pinocchio. Un burattino che si rivela prodigiosamente in grado di parlare e muoversi da solo, proprio come un vero bambino. Pinocchio è tutt'altro che un figlio modello, è monello e bugiardo, e nonostante i buoni consigli della sua sola amica, la paperella Gina, si caccia costantemente nei guai. Dopo mille peripezie, in cui molte volte è incappato nel gatto e nella volpe, il burattino ritrova l'amato genitore nel ventre di una balena e insieme fuggono verso casa, dove Pinocchio, ormai bravo e coscienzioso, diventa un bambino vero. Quanti argomenti, 5 colori, 5 elementi. Guardate cosa da dirci il nostro database. L'anello, dal latino annulus, cioè cerchio, semplice, dalla forma circolare, senza inizio e senza fine, simboleggia il circolo della vita e l'eternità. Non a caso è il simbolo che rappresenta l'amore indissolubile che lega due persone. Il termine fede, dal latino fides, vuol dire fedeltà. Ma Fides era anche il nome della dea romana personificazione della lealtà. Inizialmente, la sua prima e antica accezione era legata alla lealtà del cittadino romano alla sua patria. La storia delle fedi nuziali come oggetto è legata a quella più generica di usare gli anelli come simbolo di qualcosa di importante. Gli antichi egizi, ad esempio, saldavano agli anelli dei sigilli raffiguranti scarabei e geroglifici, mentre i greci indossavano cerchietti d'oro con cammei o incisioni. Presso gli antichi romani l'uso di questi monili era regolato dalla legge, gli anelli dei cittadini liberi erano d'oro, quelli degli schiavi liberati d'argento e quelli degli schiavi di ferro. Anche i cristiani ben presto presero l'abitudine di utilizzare questi gioielli e dal Medioevo in avanti venne adottata la pratica della consegna di un anello a re e vescovi durante la cerimonia di incoronazione o consacrazione. Per tradizione, i pontefici ricevono tuttora il cosiddetto anello piscatorio, raffigurante la barca di San Pietro contornata dal nome del Papa. Il nostro equipaggio è pronto tutti i giorni per portarvi tante novità con il nostro database. Scriveteci a posta@contactus.it e nei negozi dischi trovate il nostro CD Contactus, la raccolta delle sigle ufficiali dei cartoni animati. Siete pronti per partire per una nuova avventura? Noi ci vediamo con il prossimo viaggio e ricordate sempre Contactus Go!